Ragazzi, sapete che da una settimana a questa parte circa il mio discorso sul canale di YouTube è Agnelli. Ebbene sì, ragazzi, ben ritrovati nel canale dell'Interista Pazzo. Cosa è successo? Agnelli ha lasciato delle dichiarazioni sia sul presidente dell'Inter e ha parlato anche dell'Atalanta. Andiamo però a toccare, come giusto che sia, cosa hai detto sull'Atalanta? No, voglio capire un attimo, cosa hai detto sull'Atalanta? Squadra che non è comunque nella storia. A te questo non ti deve interessare. Perché come l'Atalanta non sia nella storia, tu allo stesso tempo non sei nella storia perché la Champions non la vincerai mai. Punto primo. Punto secondo. L'Atalanta sono 2/3 anni che vi fa il culo. Che vi dà lezioni di calcio. E che purtroppo ancora la tua squadretta Juventus non ha imparato come si gioca veramente a calcio sul campo. Quindi io mi sento in dovere, in questo caso, di difendere una squadra, un ambiente come l'Atalanta, da interista. Perché l'Atalanta in questi anni è una squadra che sta davvero, e dico davvero, giocando bene al calcio, con dei giocatori comunque sia promettenti. Quindi, tu, caro Agnelli, quando parli dell'Atalanta, sciacquati la bocca e puliscita con l'acido muriatico. Caro Agnelli. Che poi tu mi vieni a dire per Zhang, grande stima, tutto quant'altro, tutto quello che vuoi, va bene, ci può stare, ok, va bene. Perché l'hai capito anche tu. L'hai capito anche tu. O mi sbaglio? Che Zhang, oltre ad essere un uomo con due saccocci sotto al pisello, così guardate le braccia, non guardate le mani, è anche un imprenditore. Ha una fase economica che fa paura, ha un patrimonio mondiale. Quindi quando parli di Zhang è giusto portare rispetto. Agnelli, questa volta ti sei comunque sia dimostrato un uomo, ma allo stesso tempo un coglione. E fattelo dire. Che tu mi vieni a parlare di Zhang dopo quello che è successo, ci può stare, tutto quant'altro, tutto quello che vuoi, ma quando parli dell'Atalanta, non parlare, piuttosto stai zitto. Non parlare dell'Atalanta. Fatti i cazzi tuoi. Perché intanto l'Atalanta rischia, dico, ripeto, rischia di avere un turno in più. E se la Juventus uscisse prima dalla Champions, poi voglio vedere come parli dell'Atalanta. Perché la Juventus quest'anno non avrebbe mai battuto Valencia 4-1. Quest'anno. Invece no, è andata a perdere a Lione 1-0.
Con tutto il rispetto del Lione, che è una squadra che comunque in Francia sta quasi a metà classifica. Sesta, settima, non so neanche io dove. Quindi ripeto, invece il Valencia, dove sta? Sta quarta, sta quinta, quarta, quinta. L'Atalanta. Piuttosto, se devi parlare dell'Atalanta, sai cosa devi dire, caro Agnelli? Che hai molto da imparare dall'Atalanta. Dall'Atalanta. Iscriviti, lascia like, commenta, condividi. Un bacio a tutti. Ci vediamo domenica sera, caro Agnelli. Porte chiuse.